divertimento, ma anche solidarietà e beneficenza alla capannina di Franceschi di Forte dei Marmi. Sabato 12 aprile alla capannina l'arte sposa la neuroscienza e diventa strumento di solidarietà a favore della ricerca contro il morbo dell'Alzheimer, grazie ad un'asta benefica promossa dall'ARNO, l'Associazione per la Ricerca Neurologica. La serata, che sarà condotta da Claudio Sottili, è stata presentata alla capannina tra gli altri dal sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti. Lodovico Gierut, famoso critico d'arte e direttore della Leonardesca, presenterà le opere selezionate appositamente per l'asta, tra le quali le figure di Grazia Leoncini e gli acquarelli di Anna Maria Maremmi. Il ricavato della serata benefica sarà interamente devoluto a sostegno della ricerca sull'Alzheimer. La ricerca neurologica è importante oggi più che mai e dobbiamo lavorare per una ricerca scientifica che ci porti a sconfiggere malattie bruttissime come il Parkinson e come l'Alzheimer. In Capannina faremo una cena di beneficenza sabato 12 aprile e sarà importante, ci saranno con noi 60 grandi artisti che doneranno le loro opere a favore della ricerca. La malattia di Alzheimer è l'epidemia silente dei tempi moderni, 80.000 pazienti soltanto in Toscana, quasi 1 milione in Italia. A Pisa in questo momento, all'Università in Clinica Neurologica, stiamo sperimentando 3 nuovi farmaci che potrebbero portare a grossi miglioramenti in questi pazienti, nella loro vita quotidiana e in quella delle loro famiglie.